pubblico non considera poeti gli attori comici. E questo è un grande errore, un errore enorme, perché nella poesia c'è nella risata vera e propria c'è una grande poesia, quando è fatta bene, quando uno ride convinto o quando crede di trovarsi di fronte a un clown o di fronte a un pagliaccio. Parliamo di Charlot, parliamo dei grandi comici. Charlot per esempio è un clown. Quando ha voluto fare l'artista non è piaciuto più. Cioè l'artista cambiare quei panni da clown. Quindi tu preferisci il primo Charlot? Io preferisco quello, senz'altro, nessuno non c'è nessuno. Quindi tu preferisci il primo Edoardo? Io preferisco come repertorio e come attore il primo Edoardo. Poi per me, per quanto io sappia, poi per quanto io abbia letto, ho letto anche delle cose, ma non ne sono rimasto molto convinto. Senti, Pippino, qual è secondo te la magia per cui il pubblico di fronte a Edoardo entra subito in adorazione, si crea questa... Sì, questa è una domanda sibillina, ma io rispondo francamente, sinceramente. Edoardo, dunque, come autore io lo rispetto abbastanza, ti dico, perché conosco le sue possibilità. Siamo stati insieme, abbiamo collaborato insieme, insieme è nato un teatro intero che ha rivoluzionato l'Italia. Ora, ma per quanto riguarda poi, dico attore, per quanto riguarda autore, beh, Edoardo in fondo si è molto vantaggiato dalla politica. Che somma ti serve? Quanti saremo a tavola? Quanti, signore? Peppino, io per vederti sono venuto qui alle Arti, l'anno scorso sono stato al Parioli, non ti ho mai visto al Quirino, al Valle, nei teatri deputati di Roma, come mai? Ogni volta che io ho chiesto il Valle, ogni volta che io ho chiesto il Quirino, mi è stato promesso ma poi mi è stato vietato. Tanto vero di questo mi sono risentito moltissimo, come mi sono molto risentito che non ho mai potuto mettere piede al Teatro Eliseo, per una ragione che, un dubbio che mi pare quasi certezza, cioè a Torraca il gestore del teatro è stato proibito, evidentemente o dall'amministratore di mio fratello o da mio fratello stesso, io non lo so, e mi è stato proibito quasi come una paura di concorrenza la mia compagnia all'Eliseo. In questa casa non ci manca il piacere! Ridete! In questa casa non si piange! Non si piange qui, è la casa del sorriso questo. Senti, questa frattura con tuo fratello, quali ragioni freudiane nasconde? Ma io non lo so, non saprei dirtelo. Certo che queste cose avvengono fra fratelli, avvengono anche tra figli, nell'ambiente teatrale, tra figli e padre, da fratelli e fratelli, eccetera. Avvengono. Io penso come ho scritto nel mio libro, l'ultimo libro, Una famiglia difficile. Ed è stata veramente una famiglia difficile? Molto difficile, molto difficile. E non è la spiegazione del nostro teatro, perché il pubblico la conosce benissimo, il nostro teatro umoristico, inventato da me e da mio fratello nel 1930-31. E anche Titina, sì. Peppino, come sono nate e cresciute sul palcoscenico certe commedie? Vedi, io discuto malvolentieri delle cose di Edoardo, ma per quanto riguarda Natale in casa Cupiello, ti posso dire che Natale in casa Cupiello è nata con la collaborazione in palcoscenico, recitando la sera, cioè una collaborazione improvvisa di gag, di battute, battute addirittura che sono stati il leitmotiv della commedia, come per esempio Non mi piace un presepio. E tua? È mia, senz'altro mia, e tante altre cose mie, no. Poi non so più, Edoardo, che cosa ne abbia fatto in Italia in casa Cupiello. Io non ho mai visto più alcun lavoro di Edoardo dopo la nostra separazione, non ho voluto vederlo, non ho voluto vedere niente. Senti, Peppino, ma la vera ragione di questa frattura, questa benedetta frattura tra due grandissimi attori come Edoardo e Peppino, qual è stata? Sì. Sai, io facevo moltissimo successo, enorme, sai, inimmaginabile. Io quando entravo in scena si rivoluzionava il teatro, è chiaro, ma ti dico seriamente, tutto questo che credo che portava ad un certo dissenso da parte di mio fratello, e masticava male, mi pare, credo, perché poi ho avuto
tanti dubbi su questa cosa. Non l'ho voluto credere, non lo volevo credere. Poi ho finito per credere che non poteva essere che questa la ragione. A sciogliere i fili della grovigliata biografia di Peppino davvero ci vorrebbe Molière. Questo attore, che recita se stesso, tra quinta e camerino riassume, in quella sua maschera impassibile, oltre 50 anni di grande teatro.